A dire il vero, è stato per il mio viaggio recente a Natron. È un posto davvero fantastico. Se dovessi descrivere la strabiliante innovazione, direi che come la prima volta che mangi tanto curry piccante da ritrovarti grondante di sudore. Quindi a Natron fa un sacco caldo. Parlando di Natron, ho fatto molte amicizie. Quando sono stato là, sono tutti delle bravissime persone. Mi hanno insegnato l'arrampicata e mostrato le sorgenti termali. Ah, quindi a Natron ci sono le saune. Confermato le saune a Natron. Le persone a Natron, soprattutto i guerrieri, si vestono imitando i loro saurici, che sarebbero i draghi, e quando sono vestiti con l'intera panoplia, hanno un aspetto semplicemente eroico. Ispirandomi ai capelli dei miei amici di Natran, ne ho realizzato uno per me stesso. Carino, eh? Sì, insomma. Adesso proviamo l'evento endgame di quest'anno, del 2024, di Genshin Impact. Ora, qual è la cosa particolare di questo evento? Che tu devi affrontare dei nemici e devi utilizzare delle negoziazioni. Che cosa sono queste negoziazioni? Sono dei power-up per i personaggi o quantomeno dei debuff per i nemici. Ora, qua abbiamo il Pyro Regireptus, spero di pronunciarlo correttamente, e qua appunto sono queste negoziazioni. Ora, se ti vai a vedere, cos'è che vado ad aumentare? Il livello del nemico e i suoi PS. Più PS ha, più è difficile appunto cercare di sconfiggerlo. Vogliamo provare a farlo senza negoziazioni? Boo. Secondo me finirà molto male. Molto male. Configurazione gruppo. Allora, direi che mi serve assolutamente uno scudo. Mettiamoci Fiorina di qua. Ci mettiamo sicuramente Baiju. E vogliamo provare Zhongli? Almeno così abbiamo lo scudo. Vabbè, dai, vediamo. E mi ha allontanato. Non credo che ce la faremo in 90 secondi, è improponibile. Oh cavoli. Il nostro povero Zhongli ha preso un brutto colpo. È resistente il tizio, eh? Oh cavoli. Credevo di avere un altro po' di particelle. Già questo non aiuta. No, 90 secondi è improponibile. A parte il fatto che non ho i personaggi stra iper mega livellati, no? Quindi già questo sicuramente incide. E mannaggia, abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato perché non gliel'abbiamo fatta vicina. Però Neovilletti il suo danno lo fa. E il problema è che questo c'ha il 650% in più di HP. E ovviamente si sente, no? Non è che te lo mettono a caso. Found your head.
solidify. Silence. Let the mighty be humbled. Te la faremo entro 3 minuti. Dai, spero di sì, se no ci vuole una vita. Sì, dai. Insomma, sai che cosa manca qua? Una cosa molto semplice. Il danno. Una cosa molto semplice manca. Il danno. Che poi è anche colpa mia che non vado a massimizzare appunto i personaggi. Però dai, queste sono sfide veramente al limite, credo. Non ne vale la pena, secondo me, cercare di massimizzare così tanto, no? Cioè, il gioco normale non è questo. Ok. 3 stelline. Buono, dai, in 4 minuti, nonostante i personaggi non massimizzati. Seconda sfida dell'evento Endgame di quest'anno, la facciamo sempre senza negoziazioni. Secondo me ho 2 opzioni. O ci metto Zhongli per lo scudo, o Deia per la resistenza all'interruzione. Dato che la resistenza all'interruzione ce l'abbiamo già, meglio Zhongli. Dato che la mia è a C2. Andiamo avanti, dai, proviamo così. Dai. I will have order. Stabilize. Overrule. Let's light it up. Going in. Solidify. As one with wind and cloud. Transfixed. Non ce la faremo mai con quei... Aia! Con quei 90 secondi, però. Teamwork is dreamwork. The wind knows me. Gather. Order guide you. Witness my rise. Laid bare. Guarda, forse se la facciamo meglio la rotazione ce l'avrei fatta. Però a me va bene anche così, dai. Certo che però la signorina Arlecchino ha un ottimo potenziale, eh. Facciamo entro 13 minuti. Aia. Si è sentita sta botta? Aia. Eh no, è saltata proprio la rotazione. È saltata tutta la rotazione. Non so che cosa cavolo sia successo, è saltato tutto. Stabilize. Clouds high. The birds lay to bear. Dai, entro 13 almeno. This is the conclusione incredibile. Va bene, dai, detta bene, ti ripeto, fare entro 90 secondi forse era anche possibile, ma chi se ne frega. Adesso ci facciamo la gallina dendro, che ha un altro nome, ma noi la chiamiamo gallina,
E ovviamente siamo sempre senza le strategie di negoziazione, altrimenti non c'è gusto. Configurazione gruppo. Non mi piace l'idea che stiamo utilizzando solo Neovillette. Non mi piace per niente questa idea, perché sennò sembra che Raiden poi non la utilizziamo più. Vediamo. Taking a turn for the better. The bond is strong. Silence. The tides beckon. Hai finito di arrabbiarti, madonna. Non abbiamo ball. O meglio, sì, li avevo, non l'ho visto. Aia. Ti è arrabbiato di brutto. Avessi avuto più sensibilità al pad, avrei preso meglio, ma è uguale alla fine. Oh, cazzo. Povero Baiju. Oh, merda. Oh, no. Addirittura. Cioè, mi avevo ucciso. Come hai fatto a uccidermi Neovillette? E sta cosa non l'ho proprio capita, eh. Mi aveva ucciso anche Neovillette. E non è finita. Mamma mia, questo è stato molto più complicato, eh. Il tempo è lì, però non ho capito dove ho sbagliato. Cioè, con Baiju sì, però Neovillette non l'ho proprio visto quando mi ha ucciso il personaggio. Strano. Lui sarà Electro. Con Electro potremmo fare un team con Pyro.
O Crio. Proviamo con Arlecchino, ma vogliamo fare un team mono Pyro? Può avere senso questa cosa? Secondo me no. Mi metto Zhongli perché mi servirà uno scudo tutta la vita. E Naida la vogliamo lasciare, faremo Burning. Vabbè, proviamo, dai, proviamo. Potrebbe non funzionare, E come faccio a prenderla adesso? Mi hai mangiato tutta la stamina. Solidify. Il danno c'è, però quando sale su non va bene poi. Sai chi poteva funzionare qua al meglio? Linei. Però non mi piace lo stile di gioco di quel personaggio. Dove diavolo sei andato? Vieni qua. Mamma mia. Mamma mia. Mi stava mangiando tutta la vita. Di fattibile è fattibile, però è una rottura di scatole che devi perdere tempo. Perché arbitrariamente lui decide di mettersi lo scudo o di mangiarti la vita in sottofondo. A questo punto mi sa che forse era meglio mettere un altro dentro. Cioè, non è che mi sta aiutando tantissimo, vabbè, ma non vale così. Dai, te ne sei andato a Timbuktu. Oh, merda. Ecco, cominciamo proprio bene, guarda. Vabbè, possiamo tirare su Benny. Mannaggia. Forza, falla la skill. Uff, ok, mamma mia, dai, siamo ritornati in gioco, dai, nonostante tutto. Uff. Avrei dovuto fare prima la burst di Benny, vabbè. Non riesco mai a fare quello che vorrei fare. Però il danno di Arlecchino c'è. Il danno di Arlecchino c'è assolutamente. È il nemico che è tosto perché c'ha lo scudo elementale e tutte queste robe qua. Se no non è una cosa impossibile. Memory, the temple of wisdom. Late bear.
Poi vedi, se ne va dove vuole lui. Oh cavoli. Hai finito? Stabilize. I will have order. Ah, almeno lo finiamo, dai. Light it up. Transfixed. Uff. Mamma mia. Ti voglio dire la mia un pochino su questo evento di Endgame per il 2024. Per quale motivo? Perché stranamente, è stato interessante perché ha avuto un minimo di lore per quanto riguarda Natran. Nulla di che a mio modo di vedere, nonostante tutto. Però è stata una sfida particolare perché piuttosto che utilizzare come sempre Raiden, insomma i team bene o male stagionati come li chiamo io, è stata una sfida dove abbiamo utilizzato Arlecchino e Novillette. Vuoi per necessità verso alcuni tipi di nemici, per esempio contro questo non è che potevi metterci, cioè volendo lo potevi pure mettere Raiden ma non era straconsigliato. Contro di questo abbiamo utilizzato Novillette, contro di questo abbiamo utilizzato Pyro perché appunto serviva, quindi mi sono messo a fare Arlecchino, quindi abbiamo fatto Novillette, Arlecchino, Novillette, Arlecchino. Quindi, non lo so, ti devo dire la verità, l'evento Endgame dello scorso anno era stato molto più divertente, perché c'era più varietà di team, ti serviva qualcosa di più, e anche le sfide a livello proprio alto, non ti dico che erano gestibili, perché non sarebbe giusto, però diciamo che avevi più opzioni, no? Quando ti mettono tutti quei buff, quei debuff, puoi fare qualcosa di più. Qua invece è stata tutta una roba. Oh, questo nemico è strapotente. Al massimo ti metti 3-4 aiuti che ti rendono la sfida talmente tanto semplice che non vale nemmeno la pena giocarla. Quindi, non lo so, ci sono rimasto un pochino deluso per quanto riguarda questo evento di Endgame di quest'anno. E non lo so, magari il prossimo anno ritornerà in una versione migliore. Però avevo un po' di hype. Mi pare che ne avevo parlato di questo evento e alla fine si è rivelata una mezza delusione, nonostante tutto. Quindi peccato, peccato.